garage sbarrato. Ora cominciamo a raggiungere il dirigibile. Vediamo se riesco ad aprire questa porta a mano. Si assicuri di passare alla sala degli eroi per provare la nuova trappola elettrica. Soldier Spirit. Costruito in un profeta. Che interesse avrà mai un profeta in giostre e parchi dei divertimenti? Il parco a tema è per far conoscere ai bambini il servizio nazionale. Intendi l'esercito? Abitua il giovane secondo la via da seguire. Neppure da vecchio se ne allontanerà. L'hai scritto tu? No. Potresti provare a forzarla. Se riuscissi a trovare dei grimaldelli, potrei riuscire ad aprire questa porta. Ho visto cose interessanti dall'altra parte. Puoi sbloccarla? Davvero? Quella vecchia serratura. Fatto. Perfetto. Puoi aprirla? Ok. Tutta tua. Servono soldi? I giorni a casa Comstock erano semplici. Lavoro duro, certo, ma semplice. Lavare le lenzuola, pulire i pavimenti. Lady Comstock aveva anche una parola gentile per me, di quando in quando. Quasi abbastanza da farmi pensare di avere un posto nel loro mondo. Dio ha creato le ragazze sprovvedute per avere qualcosa con cui divertirsi. Trappola elettrica. A che serve l'azienda elettrica? L'alternativa degli stupidi all'elettricità. Non sembra funzionare bene. Eccolo là, il First Lady. Sembra che si diriga al mondo. Quello ci porterà a Parigi. Resta vicino. Sì, DeWitt. Chiamami Booker. Oh, va bene. Booker. Andiamo alla navetta o diamo un'occhiata al lungomare? Immagino che un posto simile sia pieno di cose che troveremmo utili. Zucchero filato, gente! L'ora sta arrivando, dice. Sei pronto? Meglio che prosegui. Chiamiamo la navetta se vogliamo raggiungere il dirigibile. Questi sembrano essere i comandi per chiamarla. Sembra che questo posto funzioni solo con la trappola elettrica. È chiaro. Dove diavolo potremo riuscire a trovarla? Guarda, vieni a vedere il futuro dell'energia nella sala degli eroi. Proprio comodo. Signori, il falso pastore si aggira per le strade della nostra bella città. Sopporterete la vergogna di permettere alle vostre mogli e figlie di cadere preda dei suoi intrighi? Oppure agirete? Agite per le vostre donne. Nascondersi non serve a niente. Basta così. Aspetta!
Riprenderà dopo una preghiera. Sala degli eroi chiusa fino a nuovo ordine. Ci sarà una coda in cui infilarsi. Diavolo! C'è qualcosa che non va. Niente di irreparabile. Devo rimettere in moto questo affare. Un'ape, io li odio davvero. Ah, cavolo, uccidila. No, mi pungerebbe. Elizabeth. Ho un'idea migliore. Ma che stai facendo? Apro uno squarcio. Merda. Che roba è? È uno squarcio. Li aprivo sempre nella mia torre. Cos'è uno squarcio? È come una finestra. Una finestra su un altro mondo. Di solito sono noiose da morire. Un asciugamani di colore diverso, o tè al posto di caffè. Ma qualche volta vedo qualcosa di incredibile. E lo porto qui. Ecco. Buon Dio. Non è che hai anche un dirigibile da te? Non credo. Però c'è qualcosa. Io... Oh no! Chiudilo. Ci provo! Chiudilo! Non capisco davvero quello che ho appena visto, ma sembra proprio una scorciatoia per farci ammazzare. Ma potrei aiutare? Posso gestire qualsiasi cosa arrivi. Fidati. Beh, come preferisci. Your enemies into the air. Hold and release to create an eruptive trap. E quando colpiremo, daremo una lezione a Cornelius Slate. So che tutti ormai considerate Cornelius Slate una specie di eroe di guerra. Ma permettetemi di essere chiaro. Venite, figlio qui. Di puttana! È svanito! No, è bastardo! Lo vedo! Adesso sarà finita. Thank you.
Sarà davvero una cosa fantastica. Pensi che quel tuo occhio di falco potrebbe trovare delle munizioni in giro? Farebbero comodo in caso di guai. Ci vorrà un po' di impegno, ma farò del mio meglio. Possiamo prendere la skyline per la sala degli eroi o cercare i rifornimenti nel bar lungo la strada. Il vero lo conosco. Sembra che sia ancora bravo a farsi dei nemici. Booker, fucile da cecchino. Al volo, Booker! C'è un cecchino, Booker! Cercherò di rifornirti! Pare che abbiamo trovato il tuo vecchio amico Slade. Troviamo la trappola elettrica e via di qui. Va bene. Prendi munizioni. Sembra che siano benissimo in quanto sono.